Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Motoshop 2000, siamo in via Nazionale Appia per Santa Maria Capo Vetere. Prima via Orazio 73. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. BMC Moto Store, via Ferrante Imparato, nel complesso Napoli Est. E ci siamo finalmente, il giorno è arrivato, Iannuzzos Day, siamo a poco prima dell'inizio di questa splendida giornata. Naturalmente il nostro Vittorio Iannuzzo è qui e alle nostre spalle fervono i preparativi. Vittorio, sei felice di essere qui con noi? Certo, felicissimo, cioè, anche, sono molto contento anche perché sta arrivando molta gente, quindi siamo tutti pronti, gasati per andare in pista e per divertirci un po'. Ti aspettavi tanta gente che veniva qui così attrezzata, con le termocoperte, con i camion, cioè sono ben organizzati? Assolutamente, noi in Campania siamo molto organizzati, credo che comunque a noi quello che magari ci manca un po', dobbiamo un po' avere più stima di noi stessi, perché comunque abbiamo tutto per fare bene, abbiamo una bella pista, abbiamo tanta passione, dobbiamo solo organizzarci tutti insieme, fare gruppo e cercare di organizzare giornate ed eventi in pista come questi, che possono farci divertire e farci valere di più anche in ambito nazionale. Noi tutti qui siamo contentissimi della grande affluenza di appassionati, di curiosi e oltre 50 piloti in pista. È stato veramente bellissimo vederli tutti quanti insieme all'inizio girare con la prepista Vittorio Iannuzzo. Anche lui è emozionatissimo per la grande affluenza e ringraziamo veramente tutti quelli che ci hanno sopportato. Ci auguriamo di poter continuare questa connubio, questa sinergia. Sì. Ce l'auguriamo veramente con tutto il cuore, perché poi sappiamo che tu tutte le tue energie le concentri nell'evento finale, quello della Befana, vero? Sì, in effetti noi ogni anno organizziamo questa manifestazione di beneficenza dove aiutiamo i diversamente abili, delle famiglie bisognose, e riusciamo ad avere degli ottimi risultati, essendo anche gli inizi di gennaio, riuscire a portare oltre 250 moto, abbiamo raccolto 5.000 euro di beneficenza e siamo contentissimi e continueremo su questa strada, perché Salerno in Moto è un'associazione creata da appassionati motociclisti che sono tutti prodighi alla beneficenza, quindi è la nostra priorità assoluta. E alle nostre spalle, che scenografia, Ciro Troncone, manager di Vittorio Iannuzzo, qui a Battipaglia. Una scenografia che non è un fotomontaggio, non è un effetto speciale del nostro Antonio Pirone, no, assolutamente, è tutto vero. No, sicuramente. Siamo in pista. Sicuramente è tutto vero, è la bellissima cornice del circuito del Sele qui a Battipaglia che ci ha ospitato e che tra l'altro ringraziamo, insomma, il titolare, perché e ci si trova veramente bene, una giornata bellissima, una giornata ventilata e proprio la location ideale dove organizzare l'Iannuzzos Day. Ma parliamo un attimino di Vittorio. Vittorio che comunque ha iniziato il campionato discretamente, molto bene, poi c'è stato un momento dove appunto ha perso quel feeling con la moto e quindi ha avuto un po' di problemi tecnici che l'hanno un attimino fermato. Noi ci auguriamo in una rimonta e in un fine campionato veramente sorprendente, il che può accadere perché i mezzi ci sono. Vittorio è un grande pilota, si conferma comunque un campione del mondo 2002 che comunque lo dimostra sempre ad ogni gara con grande tenacia. Beh, sicuramente siamo stati molto sfortunati, perché in una gara è stato addirittura tamponato nella parabolica di Monza, come non ricordarlo, e quest'anno stiamo facendo i conti un po' con la sfortuna, perché la moto è una moto vincente, Vittorio ha la mentalità giusta per vincere, però purtroppo i risultati importanti ancora non sono arrivati, ma noi siamo fiduciosi e ottimisti. Vittorio, come passeggero come sono? È stata bravissima, all'inizio era tesa, poi dopo due giri ha incominciato anche lei a fare le traiettorie tra me, è veramente molto brava. Va bene, possiamo una coppia perfetta. Sì, assolutamente. La moto. Allora creeremo un evento a coppie per tutti quanti i piloti, con le proprie ragazze o le mogli o che sia. Va bene, ci vediamo l'anno prossimo e grazie ancora a Vittorio e a tutto lo staff che ci ha sopportato. Ciao!